Ma di solito l'editoria è molto snob, ma in questo caso, lo so, lo so, avendosi accolto tutto quell'esito. C'era la Dell'Ellis, è uscita prima, io non so. Ma la Dell'Ellis è sempre Mondadori? Sì, è un'altra brand. Ah, vabbè. Vabbè, però le facciamo una buona provincia. Pubblicità. Ah, ecco. Ah, ecco. Capitolo 1. La luce porpora del tramonto incendia le viti e le terre rigogliose della Lucania. La natura tace. Il silenzio è rotto solo dalle grida acute di una donna. Si intuisce potente un risveglio. Quella donna, stesa in mezzo alla polvere, sta partorendo. Tutt'intorno la terra trema e il fuoco spento del cratere del Vulture sembra destarsi dopo anni, come appiccato dal sole morente che infiamma il cielo. Un lamento e dalla donna scivolano fuori due bambine, urlanti. La terra arsa e spaccata continua a tremare finché si aprono crepe e da lì sgorga latte candido, pronto a nutrire le due creature appena nate. La giovane madre morì di lì a poco, i lunghi capelli rossi impastati di sangue e terra. Le piccole piansero per il freddo, per la fame, e sentendo quelle grida presto qualcuno le avrebbe trovate. Ma la terra volle tenerle con sé un altro po', forse per trasmettere loro qualche antica conoscenza segreta, e continuò a far sgorgare dal terreno quel latte immacolato, che nutrì le neonate per poi farle addormentare placide, cullate da quell'immensa madre. Fu grazie a quel latte miracoloso se riuscirono a sopravvivere. A trovare